Buonasera. Grande dolore in città per la prematura scomparsa del tenente colonnello della Guardia di Finanza Luigi Petese. L'uomo, 42 anni, è morto a causa di un male incurabile. Tantissime le persone ed i colleghi che hanno partecipato al funerale nel Duomo di San Giorgio e si sono stretti al dolore della famiglia, della moglie Sara e dei figli Tommaso e Diego. In questi giorni ci hanno lasciato anche diverse figure di spicco di Sassuolo. Il collega del Resto del Carlino, Alberto Iori, 55 anni, e Lele Monti, storico chitarrista di Pierangelo Bertoli, prima di Pasqua, e il professor Sergio Buffagni, 87 anni. Il funerale si terrà domani alle 15:30 nella chiesa della Consolata. Alle loro famiglie le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. Proseguono i momenti istituzionali dedicati al giorno della liberazione. Dopo la posa della corona ai caduti di Borgo Venezia, questa mattina in Viale della Pace si è tenuta una commemorazione ufficiale al Cippo in memoria dei soldati brasiliani. Erano presenti il sindaco Claudio Pistoni, Romano Levoni, detto Balilla, il primo ad entrare a Sassuolo per la liberazione, le autorità cittadine e una delegazione militare brasiliana. Ed ora passiamo allo sport. Finisce con un altro pareggio, il terzo consecutivo, la gara del Sassuolo Calcio contro l'Udinese. L'autogol di Lirola a 10 minuti dalla fine della partita non permette ai neroverdi di conquistare il decimo posto. È la Sampdoria la vincitrice indiscussa della 29ª edizione del Memorial Sassi. Ecco le interviste dopo il torneo. Felice. Intanto facciamo una battuta iniziale, felice di nome e di fatto, perché veramente, veramente avete meritato e alla fine anche una partita tirata come tutte le finali, però l'avete portata a casa. Sì, credo di non dire niente di sbagliato, di non togliere niente a nessuno se dico che abbiamo meritato per come abbiamo condotto tutte e cinque le partite, non solo la finale. Credo dimostrando un ottimo calcio, onorando quello che è lo spirito del settore giovanile, ed è un piacere vedere questi ragazzi giocare a calcio in questa maniera qua, ma per me non è per me non è una novità, li vedo da tutta la stagione che giochiamo a questa maniera qua. Un plauso per loro, per l'impegno e per la dedizione che ci mettono quotidianamente nel svolgere il loro compito e nell'essere migliorati così tanto dall'inizio della stagione oggi. E poi sei tornato in una zona che conosci bene. Assolutamente, è una zona che conosco bene, una zona che per me è nel mio cuore, ci torno sempre volentieri, ho lasciato tanti amici, sono altrettanto ritornato volentieri alla Sampdoria dove ero già stato 5 anni e credo di aver lasciato un buon ricordo, di aver fatto appieno il mio dovere con il massimo impegno, la massima serietà, la massima professionalità che è la cosa più importante. Ultima cosa, un giudizio spassionato su questo torneo. No, il torneo è competitivo, le fasi finali sono state disputate da squadre di professionisti che hanno onorato l'impegno. Non dimentichiamo che era la quinta partita in 3 giorni e tanta roba. Sti ragazzi penso che anche oggi sia noi che gli avversari hanno onorato il prestigio del torneo. Mauro, finisce una edizione che effettivamente è stata voluta al di là delle difficoltà che si sono presentate, un numero di squadre un po' inferiore, però tutto è andato per il verso giusto. Sì, siamo arrivati a 116 squadre, comunque un buon risultato rispetto all'anno scorso, qualcosa di meno, soprattutto perché siamo partiti un po' in ritardo e abbiamo dovuto rinunciare per forza all'under 19 e al femminile. Comunque il tempo ci ha aiutato e le finali sono state gradevoli con delle squadre anche di buon livello. Oltre a questo si è visto anche un buon livello di fair play sia in campo che fuori e possiamo già dire che questa è una cosa che vi auguravate
e che l'Udinese ha meritato questo titolo anche. Sì, abbiamo avuto specialmente dai professionisti, dai più grandi, un esempio di sportività, di corretto comportamento che dovrebbe essere ad esempio anche per le realtà dilettantistiche locali, per i più piccoli che non sempre riescono a raggiungere questi livelli. A proposito delle squadre locali, il Modena è riuscito ad assicurarsi una categoria, un gradino sotto il Sassuolo. Sì, ecco, è stata un po' una delusione, ha mancato la finale nell'Under 17 perché era anche il vincitore uscente, secondo noi aveva anche le qualità per poter ripetere la finale. E, ha perso i piccolini, la finale con la Audace Reggio, con la Reggio Audace, e anche lì ci aspettavamo un risultato diverso. Quest'anno sì, il Sassuolo non è riuscito a portare a casa il titolo ed è stata un po' una sorpresa. Auspici per la 30ª edizione? Ma intanto adesso riposiamoci un po', perché è faticoso organizzare un torneo di questa portata con tante squadre. La 30ª edizione meriterebbe di portare squadre importanti che hanno vinto nel passato e che sono alcuni anni che non vengono, per fare un'edizione particolare. Adesso vedremo chi si renderà disponibile. Un'altra idea sarebbe quella di tornare a rifare la sfilata a Maranello come era all'inizio nel mondo Ferrari, da dove è partito il torneo come torneo Ferrari. Michele, chiude un'edizione che anche questa volta ha visto grande partecipazione, ma soprattutto una convergenza di vedute e di impegno da parte di tantissimi volontari. Sicura, grazie per la domanda, anche perché i volontari, senza di loro non riusciremmo neanche a partire, non a farlo. Quest'anno è andata bene, siamo 29 anni, quindi nonostante tutto non abbiamo avuto complimenti da parte delle società che venivano da fuori, quasi da tutte. Il torneo è andato bene, non ci sono state contestazioni, anche negli alberghi, nei ristoranti, ha funzionato tutto alla perfezione, quindi siamo soddisfatti. Poi c'è da dire che è già il secondo anno che la regione ci dà il patrocinio, ci dà una mano, quindi ha visto i numeri, ha visto che cosa facciamo, ha visto quello che muoviamo e ha capito che comunque è un evento da tenere in considerazione. Un evento che, diciamolo pure, ce ne sono tanti in giro per l'Italia, anche nello stesso periodo, però un evento ambito anche da squadre di caratura nazionale. Certamente, non dobbiamo dimenticare che questo evento coniuga la parte sportiva, quindi ciò che sono i valori dello sport, il calcio in particolare, la parte della solidarietà sociale, perché come sapete noi tutti gli anni aiutiamo delle associazioni, soprattutto quelle del territorio, che operano nel sociale e aiutano persone meno fortunate di noi. E inoltre promuoviamo il territorio. Pensa che solo quest'anno abbiamo coperto più di 3.000 pernottamenti, poi ci aggiungete ristoranti, visite alla Ferrari, alle aziende agroalimentari e a tutto quello che di artistica a questo territorio, quindi è una promozione a 360 gradi, partendo da Reggio per arrivare fino alla zona di Bologna. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG. È tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata.